Blu non sceglie mai a caso né i temi delle sue opere, né tantomeno i luoghi dove andarlo a fare. E quindi non è un caso che Blu sia venuto a Bergamo a parlare del tema della lotta per il diritto all'abitare. Non è un caso che abbia scelto questo quartiere e soprattutto non è un caso che abbia scelto questo edificio, che penso molti di voi lo sanno già, si tratta di un edificio vuoto, cadente, e noi abbiamo provato ad entrare dentro ed è una cosa oscena, insomma, quello che c'è lì dentro, ed è un edificio come ce ne sono tanti qui in zona, di proprietà pubblica, un edificio che non ha nessun futuro, oltre che avere un passato di abbandono, e un edificio che era pericolante. Blu per esempio ha levato tutte le ante delle finestre che stavano venendo giù, e quindi insomma mi sembra abbastanza evidente la provocazione, ci sembra abbastanza evidente la provocazione e la volontà di denuncia che in qualche modo traspare da questo lavoro. E quindi Blu, come dire, e noi con lui siamo qui ad affermare che la lotta per la casa è una lotta sacrosanta e l'emergenza della casa è un'emergenza viva, reale, in Italia, a Bergamo e nella provincia, e da 3 anni c'è un'occupazione abitativa qui a dimostrarlo. E noi sono 3 anni che denunciamo questa situazione assolutamente insostenibile, che è di liste d'attesa lunghissime di aventi diritto ad un alloggio popolare, che sono ancora in strada, che stanno aspettando questo alloggio popolare, e al contempo lo sfregio in qualche modo di avere decine e decine di palazzine comunali abbandonate da decenni. Il tema della sicurezza, che spesso viene sbandierato dagli amministratori, no? Per fare anche incetta di voti e di consenso politico, lo si risolve non con la polizia, non con le telecamere, ma con una serie di politiche fatte che facciano in modo che le case vuote, che portano il famoso degrado, disagio e l'abbandono, vengano riempite con la gente che ha diritto ad avere una casa e che non ce l'ha, e B, che la sicurezza la si costruisce insieme, la si costruisce fra le persone che vivono le proprie strade, i propri territori, e che insieme si organizzano, si auto-organizzano per viverli nel modo migliore possibile. Quest'opera è un saluto in qualche modo e un omaggio a chi occupa. Blu non l'ha mai nascosto di solidarizzare completamente con chi occupa uno spazio abbandonato per un'esigenza impellente, e quindi in qualche modo è un omaggio anche ai bambini, le famiglie, gli italiani, i migranti che vivono da 3 anni in occupazione qui in via Montegrigna e che cercano ogni giorno di portare quella che è la nostra idea di convivialità, di socialità, di unione nella diversità in qualche modo in questo quartiere. E quindi siamo anche pronti, come dire, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a prenderci quello che il comune eventualmente non vorrà darci e a farci da noi quello di cui abbiamo bisogno. Insomma, noi le chiacchiere ci avanzano pure, vorremmo anche degli investimenti concreti nei quartieri popolari e non solo nel centro piacentiniano, centro in cui non abita nessuno se non le banche e le grandi catene di negozi, che però insomma pensiamo che gli investimenti vadano fatti nei territori dove le persone vivono e non dove determinati soggetti speculano. Quindi partiamo con questa breve camminata di pochi minuti, vi mostriamo quali sono le nostre denunce, e così potete vedere con i propri occhi quanto è lesa la dignità delle persone povere, perché nei quartieri popolari vengono ammassate persone povere che non hanno la possibilità di accedere in zone della città molto più servite da servizi, quindi
Qui viene lesa quotidianamente la dignità delle persone che ci vivono, l'amministrazione oltre a qualche chiacchiera non fa nulla, ma ci organizziamo e nel tempo andremo a bussare a quelle porte dietro cui stanno orecchie che non hanno voglia di ascoltare. Questa parete totalmente scrostata da anni, ne è un esempio. Io non so chi di voi abita in situazioni come queste, però parlando e vivendo qua costantemente tutti i giorni e parlando con gli abitanti di questa via, è sicuramente un motivo di vergogna dover invitare anche solo degli amici a casa e farli passare in una via che è totalmente abbandonata. Quindi dicevamo, muri totalmente scrostati, abbiamo indicato questo documento. Esiste questa specifica problematica. Poco più avanti possiamo vedere sicuramente un intervento in questo momento si sta facendo, anche perché la maggior parte di quegli appartamenti sono stati comprati e quindi c'è un contributo da parte dei proprietari di quella palazzina. Ma se veniamo poco più avanti possiamo vedere quelle impalcature che invece sono state abbandonate da un anno e mezzo, esattamente all'ingresso di casa, altro motivo per cui la dignità delle persone che vivono qua è totalmente calpestata e lo è quotidianamente calpestata. Questi sono altri appartamenti lasciati totalmente vuoti, vediamo quattro appartamenti, uno sopra l'altro ora, sia l'esterno che l'interno, e lo sappiamo perché gli abitanti poi ci fanno vedere quali sono gli interni degli appartamenti, ci chiamano, ci dicono guardate in che situazione, in che stato stanno, e sono in uno stato totalmente abitabile, ma non si capisce perché l'amministrazione preferisce lasciarli vuoti. Ogni tanto ci viene da pensare, molti di voi probabilmente conosceranno quella che è la situazione di Zingonia, a cui chiaramente portiamo solidarietà al comitato degli abitanti delle torri di Zingonia, e il parallelo lo facevo proprio perché a Zingonia noi pensiamo sia successo quello che qualcuno, l'amministrazione, forse qualche speculatore, costruttore, vuol fare in questo quartiere popolare come in altri, ovvero creare una situazione di disagio enorme, quindi di abbandono, così che poi la risposta possa essere ok, c'è una situazione di disagio e di degrado totalmente sfuggita dal controllo, abbattiamo tutto, costruiamo dei parcheggi, dei centri commerciali, insomma qualcosa che faccia entrare liquidità agli speculatori e costruttori di turno e siamo tutti contenti. Noi per fortuna e forse abbastanza in tempo siamo riusciti a intervenire su questa situazione e costantemente la terremo denunciata.